Abbiamo fatto un piano per agire immediatamente in caso di calamità naturale, possono essere alluvioni o anche particolari tornadi. Venezia non è all'anno zero per quanto riguarda la tutela del suo immenso patrimonio artistico, culturale e architettonico, lo dimostra la recente messa a norma dei musei che ha dato in là tutta una serie di interventi e azioni per salvaguardare lo scrigno di tesori che custodisce fra laguna e terraferma. A Palazzo Balbi, Regione, Comune Prefettura con città metropolitana, Mibact, Patriarcato e Vigili del Fuoco, stamani una firma in calcio al protocollo per la messa in sicurezza dei beni culturali di Venezia. In caso di situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ha tracciato una strada condivisa che razionalizza impegno, generosità e esperienza sul campo. Speriamo non succeda mai, ma se dovesse succedere, dove c'è il problema, saranno delle squadre di volontari della protezione civile, dei vigili del fuoco e della città metropolitana che intervengono. Allora, con la sovrintendenza abbiamo catalogato tutto quanto e così abbiamo fatto un servizio di protezione vera e non soltanto chiacchiere. La sinergia suggellata dal protocollo è garanzia di efficacia dell'azione affinata sulle peculiarità del territorio. Si parla di mettere in sicurezza un patrimonio inestimabile che richiede conoscenza, preparazione, professionalità e un piano preordinato di intervento, ha spiegato il prefetto Carlo Boffi. Precisi gli impegni cui ottemperare, primi fra tutti l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica, la mappatura degli edifici che conservano beni culturali in aree a rischio, l'aggiornamento dei piani di protezione civile. Insomma, non una mera dichiarazione di intenti. Si stabiliscono delle procedure ben codificate, ben chiare, si dice chi deve fare, cosa deve fare e dove deve operare in modo tale da poter operare con la massima efficacia, efficienza e tempestività.